Siamo con Damiano Lugone, che oltre ad essere un grande campione, uno dei massimi esponenti a livello mondiale nella storia dello slittino su pista naturale, è anche da quest'anno il coordinatore dello slittino, del settore slittino per quanto riguarda la WISP Valle d'Aosta. Rilancio dello slittino alla WISP Valle d'Aosta, rilancio dello slittino in generale a livello regionale, ma soprattutto perché lo slittino, spiegaci perché è per tutti, è sicuro e per tutte le età. Damiano Lugone. Piccolo riepilogo di come è stato lo slittino. Lo slittino in Valle d'Aosta era conosciuto perché si praticava gare su piste ghiacciate. Chi emergeva era gente che era, diciamo, molto abile. E cosa succedeva? Che purtroppo alla fine venivano fuori solo i ragazzi di un certo livello. Questo ha fatto sì che lo slittino ha durato una ventina d'anni e poi purtroppo adesso negli ultimi anni a livello agonistico è sparito. Quindi cosa abbiamo cercato di fare? Siamo ripartiti con la tradizione dello slittino, che lo slittino si può fare benissimo su dei campi innevati. E sicuro perché? Perché noi facciamo attività slittino con tutti, con le scuole, con gente che addirittura ha degli handicap, e pratichiamo, come ripeto, sulla neve con delle pendenze dal 5 al 6, 7%, quindi è assolutamente per tutti. Infatti questi giorni abbiamo fatto 5 giorni di slittino, ci siamo molto divertiti noi istruttori e abbiamo visto che hanno potuto partecipare a questa attività anche dei portatori di handicap, e per noi è stata una soddisfazione enorme. Ecco, poi c'è il contatto con l'ambiente, col paesaggio, con la natura, questo è impagabile, no, Damiano? Allora, lo slittino naturale, pista naturale, c'è la storia che una volta si usava come mezzo di trasporto, si sedeva sulle mulattiere, quindi era a contatto quotidiano, era un mezzo di trasporto. Adesso è diventato, diciamo così, un gioco divertimento, lo puoi praticare nelle mulattiere, nelle strade poderali, nei pistini, negli snowpark, e quindi questo è uno sport per tutti.